Sarà presto restituito alla città di Pescara il Parco Michetti, ex gioiellino verde situato tra la prefettura e il Palazzo Quadrifoglio. L'affidamento biennale dell'area al consorzio Impresa e Sociale è frutto di una sinergia tra provincia e comune e permetterà non solo la manutenzione e la gestione del parco, ma anche e soprattutto l'inclusione sociale di una quindicina di ragazzi diversamente abili, guidati dai loro tutor e coordinati dai rappresentanti delle cooperative sociali che adesso fanno rete: La Nave, Aurora, Accademia Biancazzurra e Il Sorriso. Tutto è tutto in funzione loro, è tutto in funzione dei ragazzi, di quello che noi ci attendiamo, l'inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi speciali. Noi tra tutte e quattro le cooperative e associazioni ne contiamo tanti di ragazzi, per cui cercare di dare una chance, una possibilità a tutti è quello che vogliamo. Adesso quella del consorzio è una strada nuova che abbiamo sentito. È una necessità quasi, no? Fare rete, mettersi insieme per avere più forza, essere più competitivi sotto tutti gli aspetti. Qui al Parco Michetti ci aspettiamo tanto lavoro all'inizio, perché c'è tanto da fare. Un parco che è stato un pochettino così messo da parte per tanto tempo e che dobbiamo cercare di ridare alla città di Pescara. Bisogna cercare di rientrare nelle spese, no? Che si andranno ad affrontare. Per cui ci è stato concesso anche l'eventualità di poter allestire un chiosco per la somministrazione di piccole cose, no? Questo parco ha un cancello, quindi ha anche degli orari di apertura e chiusura. Leggevo che avete comunque in mente di tenerlo aperto almeno 8 ore. Sì, almeno 8 ore al giorno cerchiamo di tenerlo aperto. E vediamo un po' anche dei bisogni dell'utenza, terremo conto anche appunto di questo, in particolar modo di un'utenza familiare, no? Quindi quanti hanno bisogno di portare i loro bimbi, no? A prendere, diciamo, una boccata d'aria, no? È uno dei pochi polmoni verdi, no? Al centro di Pescara, per cui terremo conto delle loro esigenze. Chiederemo anche a loro, no? Anche per quanto riguarda gli orari. Inizieremo con 8 ore al giorno e poi si vedrà, insomma.